Ciao a tutti, benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Allora, scusate, sono un po' raffreddata oggi, però. E oggi cosa faremo? Con questo gesso creeremo una maschera, una vera e propria maschera per la nostra Barbie. Vi dicevo appunto che volevo creare una maschera da decorare per farla assomigliare al viso di Barbie. Quindi quello che farò è ovviamente mescolare un po' di sostanza insieme all'acqua che creerà un corpo abbastanza liquido che verrà messo all'interno della nostra formina, poi lasciato asciugare dopo qualche minuto avremo proprio la vera e propria maschera che andremo successivamente a decorare. Quindi oggi facciamo il secondo step. Allora, metto all'interno in modo tale da rendere ferma il mio stampino, cerco di evitare i buchi, ok, vedete qui e qui, sopra abbiamo i capelli anche un po', quindi ora cosa faccio? Con un po' d'acqua metto un bel cucchiaio di gesso all'interno. Vedete che faccio fatica a mescolare, in questo caso devo mettere ancora un po' d'acqua, non troppa, pochina. Ecco, vedete, dopo qualche goccia d'acqua il risultato è questo. Si riesce a mescolare benissimo ed è proprio quello che volevamo avere. Ora trasferisco appunto il gesso nella mia formina, magari prendo un cucchiaino più piccolo o anche un coltello. Ok, e inserisco in questo modo. Vedete, spalmo bene in modo tale che ricopra tutta la forma. Ok, direi che ci siamo, ora lo lasciamo asciugare per qualche minuto e poi lo riprenderemo in mano. Mi raccomando, sbattelo per evitare le bolle d'aria. Che non sono assolutamente simpatiche. Eccoci qua, dopo veramente pochi minuti abbiamo già una maschera pronta, solidificata, quindi non ci resta che guardarla, speriamo che sia venuta bene. Beh, è venuta molto bene, il naso gli manca una parte che è rimasta lì, però per quello lo possiamo aggiustare tranquillamente, non c'è problema. La cosa interessante è che sono venuti anche i capelli, vedete, sopra. Magari, ecco, per la prossima volta riempite tutta la formina, cioè anche ai lati, in modo tale che vi venga proprio un viso completo, altrimenti qui, vedete, abbiamo tagliato un po' una parte. Comunque mi ritengo molto soddisfatta della nostra maschera che riprende il viso di Barbie e nel prossimo step ovviamente la decoreremo proprio come Barbie, proprio come il viso di Barbie, quindi la truccheremo secondo appunto le indicazioni del suo viso e vedremo il risultato finale. Ciao a tutti e a prestissimo!